E niente ragazzi, questa fantastica giornata termina qui, da dove è cominciata, all'Upower Stadium, che l'anno prossimo vedrà ospitare il grande calcio, Serie A. Agosto 2022, siamo qui finalmente presenti all'Upower Stadium per la prima storica partita del Monza in Serie A. Un onore per me essere fisicamente presente in quello che è a tutti gli effetti un evento storico. Tra poco entriamo allo stadio e speriamo innanzitutto di vedere, anzi soprattutto, una bella partita, magari anche, perché no, con un risultato positivo in favore del Monza. Quali sono le sensazioni per questa prima storica partita? Un'emozione incredibile, perché io andavo al Sada con mio papà e quindi per la prima in Serie A dovevo esserci. Sono sceso apposta dalla montagna. Noi siamo qui proprio per la storia, nel senso, no, questa è per noi, no, non c'eravamo 100 anni fa, ma quindi tutti volevano e si aspettavano il mondo in Serie A. Noi siamo qui apposta. Insomma, è difficile, però 110 anni di storia, una cosa, la città, un avvenimento incredibile, anche della gente che non frequenta da tanto tempo come me, ahimè, è qua, è forza Monza. Il calciomercato è ancora nel pieno, mi dici un sogno che aspetti dal calciomercato? Icardi. Mauro Icardi. Assolutamente Icardi. Dybala. Guarda, non penso a Icardi, penso a qualcuno che corra, che sudi e che dia l'anima per il Monza. Eccoci ragazzi in ascensore, è sempre un'emozione, a maggior ragione dopo così tanto tempo, entrare all'Upower Stadium. Eccoci ragazzi, ufficialmente entrati all'Upower Stadium in una giornata che, come già detto e ridetto, scriverà la storia. Grandi sorprese già a partire dall'11 titolare scelto da mister Giovanni Stroppa. Non resta nient'altro da dire se non parola al capo. Con l'Upower Stadium alle mie spalle vi do appuntamento ai prossimi video. Purtroppo oggi non è andata come speravamo, è arrivata una sconfitta. Ci sono comunque delle buone basi di partenza, insomma, per quello che sarà un percorso lunghissimo in Serie A del nostro Monza. E che altro dire, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di lasciare un commento e di lasciare like, di seguirmi su Instagram, e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Sempre Forza Monza!